e anche dell'anno vecchio, tutto da buttare via. Maria invece ci dice: sappiamo vedere e custodire nel cuore quei semi di grazia, di luce, di bene che Dio ha seminato nella nostra vita, che Dio ha seminato anche nell'anno che ci è stato dato, che è passato. E solo così, se sappiamo vedere quei semi di luce e di grazia che ci aiutano a diventare un po' più saggi, a capire un po' di più, anche con gli errori, con i sbagli che facciamo, solo così noi col nuovo anno potremo far germogliare quei semi di grazia e farli fruttificare. Se no è inutile dirci sempre buon anno, auguri, auguri, quest'anno andrà meglio, se non facciamo noi qualcosa di buono, se non facciamo fruttificare quei semi di grazia che continuamente il Signore ci dà, noi continueremo a sprecare il tempo che Dio ci dona, noi continueremo a sciupare questo tempo che è tempo di grazia. Ecco allora come dobbiamo guardare l'anno che è passato e l'anno che ci viene donato, che è cominciato oggi, con questa fede, con questa speranza e guardando a Maria, affidandoci a lei come figli. Nel suo Gesù siamo figli di Dio e figli di Maria e lei ci aiuta. Come si dice una bella preghiera di San Bernardo, noi avremo sempre, ecco, non si è mai sentito che qualcuno abbia ricorso alla sua protezione e sia stato abbandonato. Ecco. Guardiamo Maria allora, ogni giorno, al termine di ogni giornata, sappiamo affidare a Maria le nostre giornate e vivere come lei. Lei che era la madre di Dio ha condotto una vita nella casetta di Nazareth, che abbiamo la fortuna di venerare qui a Loreto, e ha condotto una vita di casa, una vita semplice, umile, ma di serva del Signore. E quando uno si abbandona a Dio, la sua vita acquista il raggio d'azione di Dio stesso. Ecco la grandezza di Maria nella storia della salvezza, nella nostra storia, nella storia di ognuno di noi. E allora rinnovandoci gli auguri, prendiamo un po' lo spunto da quella benedizione solenne che abbiamo letto nella prima lettura, quando Dio suggeriva a Mosè come benedire gli israeliti. Il Signore volga il suo sguardo, ecco, su di te, ti custodisca, ti conceda grazia, ti dia pace. Una benedizione che deve diventare condivisione nostra. Noi stessi dobbiamo farci reciprocamente una benedizione, essere una benedizione per i vicini, per gli altri che incontriamo. Questo è il vero augurio del cristiano, l'augurio di noi che abbiamo fede, farci benedizione, essere una benedizione. Se no sono parole vuote che ripetiamo ingannandoci a vicenda, quando ognuno pensa a se stesso e non fa nulla per gli altri. Solo così costruiremo anche la pace, oggi anche la giornata della pace. Sapremo quindi in tante maniere costruire la nostra vita, il nuovo anno, sapremo costruire anche la pace. Facciamo un po' come i pastori. Ripartiti da Betlemme, l'abbiamo letto nel Vangelo di oggi, annunciarono con gioia ciò che avevano visto, l'esperienza che avevano fatto. Anche noi, uscendo dalla Chiesa, portiamo questo annuncio di grazia, questo annuncio di pace. E allora diventeremo anche noi costruttori di bene, costruttori di pace, costruttori proprio di bene, di pace, come augurava San Francesco, lui che
proprio innamorato di Dio, innamorato di Cristo, sapeva custodire il creato, perché ammirava nel creato l'opera di Dio e si è fatto collaboratore di Dio per le cose che il Dio ogni giorno ci affida, e cantava le lodi a Dio per tutte le creature. Così diventeremo costruttori di pace. Ti salutiamo, Vergine, colomba tutta pura, nessuna creatura è bella come te. Prega per noi, Maria. Figli tuoi, ma